Brevissima, poi sarò più preciso. Una cosa che mi appare singolare, e l'ho sentita prima da Regione Piemonte, mi chiamo Stefano Cresta, dirigo un'area che si occupa di biodiversità e geodiversità nell'ambito della Regione Lazio. E sentirci definire gestionali, ma questo non è vero, o meglio non è completamente vero. Cioè noi siamo partecipi emotivamente come regioni, come personale tecnico, dirigenti, quadri, tutti quelli che operano all'interno di questo percorso. Cioè non esiste vederci solo come gestionali, perché se così fosse noi non andremmo, magari sono stato limitativo, però voglio dire, non andremmo a cercarci le risorse, a combattere con tutte le procedure, i percorsi, eccetera eccetera. Noi siamo coinvolti. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché mi sembrava che ci fosse un noi e un loro, come al solito. Non è così. Non è così, Regione Lazio in particolare non ha persone, ha decine di persone, forse centinaia, che nell'ambito della nostra regione operano quotidianamente sul territorio, sparse all'interno delle aree protette, negli uffici e in giro. E queste sono le persone che dovranno essere sostenute e su cui noi stiamo lavorando per. Dopo, una cosa importante che volevo ancora dire è che una parola che mi è parsa molto stringente, che ho sentito qui, è stata l'affermazione indifferibili misure di conservazione attiva. Ecco, questo mi sembra, almeno dal mio punto di vista, di chi opera su reti di monitoraggio o comunque su attività di monitoraggio e programmazione, la cosa fondamentale, cioè il passo avanti che noi adesso possiamo fare insieme sulle attività che mettiamo in campo. Questo rappresenta, se vogliamo, da qui al 2018, nell'accogliere tutti gli spunti che sono arrivati da parte dei relatori che hanno preceduto in queste due giornate, un elemento importante. Cioè, o noi riusciamo a fare conservazione, noi tutti, ma le regioni in particolare per le loro specificità, fare conservazione attiva, ed è una cosa indifferibile, cioè non possiamo scegliere se farla o non farla, la dobbiamo fare nell'interesse di tutti. Ti ringrazio.